Ciao a tutti ragazzi e bentornati nell'angolo high tech. Andiamo a prendere subito l'oggetto. Zack! Oggi vediamo le Hemo S della Nuntec. Spero di averlo detto giusto, se no verrò picchiato selvaggiamente. Taglierozzo, please. Grazie al primo colpo. Ce la farò. Fa vuoto d'aria, non si toglie. Fa effetto ventosa. Devo fare piano piano. Ok. E la scatola è inesorabilmente vuota e se ne va. Vediamo immediatamente che per proteggere la nostra cuffia hanno inserito un guscio protettivo con una trama tipo carbonio. Tanta roba. Ha la cerniera e un moschettone ed è abbastanza rigido. Salverà sicuramente le cuffie anche da delle cadute abbastanza prepotenti. Troviamo anche il manuale di utilizzo, che, non ci crederete, c'è anche l'italiano. E il resto è noia, via! Andiamo ad aprire la custodia. Oh, ecco qua le nostre belle cuffiazze. Rimuoviamole. E sotto le cuffie invece troviamo anche i due cavi. Parliamo di questa cuffia iniziando dal suo peso, che è di 240 grammi. In pratica in testa non le sentirete affatto. Il design della cuffia ricorda molto quello delle Beats. Oltre a questa colorazione blu-arancione ne possiamo trovare anche rosso esterno e giallo interno, bianca fuori e grigia dentro, e la versione nera fuori e grigia dentro. Devo dire che questo design pieghevole mi piace molto. Come vedete riduce l'ingombro della cuffia della metà e non è poco. Per la costruzione della cuffia hanno utilizzato ABS, PC che sarebbe poi policarbonato e nylon. Le parti pieghevoli della cuffia, come vedete, sono realizzate in alluminio e acciaio inox. Ovviamente l'azienda ci tiene a precisare che queste cuffie hanno subito decine di migliaia di collaudi, però anche al tatto, insomma, anche il suono che fa in chiusura e in apertura, devo dire che è ottimo. Non mi dà sensazioni brutte come di un materiale che si sta per rompere da un momento all'altro, anzi. Devo dire che i materiali che hanno utilizzato ad occhio danno un senso di robustezza e non sacrificano comunque quello che è l'estetica. Al tatto un po' la cosa muta, nel senso che mi dà un senso di robustezza in determinate parti, tipo nelle giunture, tipo in queste zone qui. Invece in queste zone trovo che la plastica mi dia un effetto un po' di plastica non particolarmente curata, anche se poi in realtà esteticamente non è così. Però al tatto mi dà questa impressione. Ci sono ben due cavi, uno dei due, che sarebbe questo, è comprensivo di microfono, di piccolo telecomandino sul cavo e quindi è rivolto verso il pubblico che lo utilizzerà sugli smartphone. Questo invece non ha nessun tipo di giuntura, è il classico cavo jack maschio, niente pulsanti, proprio un cavo e basta, è anche un signor cavo tra virgolette. Comunque iniziamo da questo. Sul cavo piatto antigroviglio troviamo un pulsante e un microfono estremamente sensibile. Questo headset è compatibile con gli smartphone di casa Apple, Samsung, Sony, LG, Motorola, eccetera, eccetera. E alla fine del cavo, lungo 1,20 m, troviamo un jack da 3,5 placcato oro. Ci dicono anche 24 carati. Vabbè, che comunque dovrebbe servire per ridurre l'impendenza e aiutare a mantenere la qualità del suono alta. Quest'altro cavo, come vi ho anticipato, non ha nessun tipo di microfono o di pulsante. È formato da un doppio jack da 3,5 e anche questo è placcato oro. E come vedete, comparandolo col cavo di prima, ha una sezione un po' più larga. E questo cavo è fatto appunto per ascoltare musica ad alti livelli. Ok, ora vi do un po' di dati della cuffia, vi lascio anche una tabella, quindi potrete guardarla senza problemi. In più qui sotto in descrizione vi lascio anche il link per portarvi direttamente al sito ufficiale della Nuntec e anche da lì potrete andare a cercarvi tutte le varie specifiche tecniche. Gli speaker sono da 50 mm e vengono dati come Votric HD 500 e la differenza tra questi e gli speaker normali dovrebbe essere data dal materiale nelle cavità, che in questo caso è più denso e quindi dovrebbe ridurre le vibrazioni della cavità e quindi migliorare la chiarezza del suono. Hanno anche come tecnologia l'SCCB, detto proprio all'italiana, però se vogliamo dirla in inglese sarebbe il Surround Body Cavity Closed. Wow! Ogni tanto mi sento inglese. Che dovrebbe fornire un campo sonoro più ampio e quindi migliorare l'equilibrio tra alti, medi, bassi, creare un effetto più naturale del suono. Altra cosa che troviamo sempre come sigla su queste cuffie è
HD audio. In pratica ci fa capire che per sfruttare appieno queste cuffie sarebbe cosa buona e giusta sentirle girare con musica di alta qualità, quindi con zero compressione o comunque con delle compressioni almeno superiori ai 192 kilobit. Per intenderci, non il classico MP3 scaricato alla buona da 128 kilobit, per essere giusti, ecco. L'imbottitura dell'arco è veramente buona, anche se non brilla particolarmente, ma non ne avremo neanche troppo bisogno, perché essendo molto leggere non andrà a schiacciare particolarmente sulla nostra testa, quindi non le sentiremo nemmeno. Non ci sarebbe neanche bisogno di dirlo, ma lo dico lo stesso, è regolabile. Come vedete, i padiglioni si possono muovere, ma su ben due assi, sia orizzontalmente che verticalmente, così aderiranno sicuramente meglio. I padiglioni di medie misure sono in ecopelle e veramente molto molto morbidi. Ok, ho fatto un po' di test con queste cuffie, iniziamo subito col parlare della cavetteria. Perché? Perché vi devo spiegare una cosa. Questa parte andrà portata a noi, alla cuffia, e quest'altra lo smartphone, perché come vedete da un lato ha due tacche e dall'altra tre. Se voi porterete questa parte allo smartphone, il microfono e il tasto non funzioneranno. No, ve lo dico perché magari uno poi fa la cavolata e dice che cuffie del cavolo, invece no, è solo questa piccola cosa, dateci un occhio, fateci caso. Questo va alla cuffia, ha due tacche, e questo qua al cellulare, da tre. È una cavolata, magari il 90% di voi già lo sapeva, ma quel 10% insomma ci tenevo a farglielo sapere. Iniziamo a parlare del profilo gaming, sì, perché grazie a questo aggeggio potremo collegarlo per esempio alla nostra Xbox One. Quindi si collegherà quello con tre tacche, mi raccomando, al nostro adattatore. Una volta collegato, dall'altra parte la porteremo alla cuffia. Così potremo utilizzare questa cuffia e il suo microfono anche per parlare nei nostri party Xbox Live senza problemi. E il suono sarà veramente buono. Per l'altro cavo non ha un senso, quindi potrete mettere alla cuffia questo o questo, cambierà nulla, anche perché non avendo microfono e altre cose di questo genere, servirà puramente per ascoltare musica ad alti livelli. Arriviamo anche un po' alle conclusioni. L'ho provata con vari tipi di musica, dalla classica all'elettronica, alla techno, all'hardstyle, a qualsiasi genere possibile, anche il metal e tutto quanto. Devo dire che mi ha veramente e piacevolmente stupito. Ha un suono spettacolare, me ne sono veramente innamorato. Intanto, una volta indossata e con anche un volume minimo, i suoni esterni voi non le sentirete più. E questa è già una cosa bella. Ho provato con suoni molto particolari, per esempio quelli del traffico, e viene attutito completamente. Quelli dell'acqua forte che scende, che di solito tende a intromettersi nell'audio eccetera, anche quello viene coperto pesantemente, e ho provato anche a farmi urlare, non sto scherzando, da persone intorno a me, e vi posso dire che io vedevo solo il labiale, perché io i loro urli non li sentivo. A volume medio-basso, se lo teniamo basso invece potremmo riuscire a percepire i suoni delle persone che parlano più o meno, ma certi altri suoni tipo l'acqua, i suoni alti li taglierà veramente benissimo, e quindi è la parte poi più importante, perché comunque a volume basso già tagliarci, per dire, il suono di un clacson o qualcosa di questo genere non è poco. Ha dei bassi corposi ma non troppo pesanti, quindi non andranno ad esagerare nella musica, tipo non è che sentirete solo bassi. Tutto il suono è ben equalizzato, potremmo veramente sentire una vasta gamma di frequenze, e questo è veramente ottimo. Ho provato ovviamente anche a sentire musica direttamente da PC, musica in pratica quasi non compressa, e mi hanno veramente lasciato senza parole. Sono cuffie veramente buone, e sono veramente contento di questo, anche perché al tatto non mi avevano dato quello che invece mi hanno dato in ascolto. Veramente ottime cuffie. Che poi, per chi magari non lo sapesse, Nuntec non è un'aziendina così, è un'azienda che è stata fondata in Australia nel 2002, quindi ora siamo nel 2015, insomma. E questa azienda, oltre alle cuffie, fa anche hi-fi, lettori multimediali HD, internet, TV box, accessori mobili, eccetera. Veramente fanno un po' di tutto. E hanno ricevuto anche prestigiosi premi più di una volta, quindi devo dire che queste cuffie, a parer mio, sono veramente ottime. E quindi le consiglio assolutamente. Lo so che il prezzo di 109 euro potrebbe spaventare, ma sono sicuro che una volta provate resterete veramente soddisfatti. Ripeto, non solo per una questione estetica, ma veramente per il suono che rendono. E il video finisce qui. Vi ricordo che in descrizione lascio il link diretto per l'acquisto delle cuffie, ma anche quello del sito ufficiale, quindi potrete anche vedere tutta la gamma dei loro prodotti. Se il video vi è piaciuto, un bel pollice su, condividete e un bel commento qua sotto. Alla prossima, ciao belli!